canale YouTube di Guida per Casa. È ormai trascorso quasi un mese dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto salva casa e ancora si sprecano i titoloni di giornali e siti che lo presentano come se fosse un condono edilizio e descrivono la grande facilità che dovrebbe esserci per sanare verande, soppalchi piuttosto che mansarde. In realtà le cose non stanno esattamente così. Nel video di oggi ti spiegherò perché il decreto salva casa non è un condono edilizio, in cosa consiste esattamente e quali sono i suoi reali contenuti. Con l'avvertenza però che questi contenuti meritano poi ulteriori approfondimenti che farò di volta in volta con video dedicati. Perché effettivamente la portata delle novità che il salva casa introduce nel mondo dell'edilizia è veramente importante e le modifiche normative sono diverse e anche piuttosto complesse da spiegare. Per cui nel video di oggi farò soltanto, diciamo, una serie di cenni per sommi capi a questi contenuti. Per cui, a maggior ragione ti invito a iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto e a cliccare sulla campanella, così riceverai una notifica ogni volta che ci saranno questi ulteriori aggiornamenti. Iniziamo quindi col vedere perché il decreto salva casa non è un condono edilizio. Il condono edilizio è una legge speciale e come tale va in deroga alle normative urbanistiche ed edilizie di carattere generale. Quindi, per esempio, col condono edilizio è stato possibile regolarizzare immobili costruiti su terreni inedificabili, oppure ampliamenti volumetrici realizzati dove la volumetria che si poteva fare regolarmente era già stata esaurita. O ancora è stato possibile sanare situazioni in cui non c'erano i requisiti di agibilità, per esempio altezze delle abitazioni inferiori a quelle previste per legge. Tutto questo non è possibile con il salvacasa perché non è una legge speciale e quindi in effetti semplicemente va a semplificare le regole che bisogna rispettare per poter sanare alcune cose, quindi queste regole continuano ad esserci, non si va in deroga. Poi il condono edilizio ha una scadenza, le domande possono essere presentate entro un certo termine e questo non avviene invece per le sanatorie che possono essere presentate con il salvacasa, perché le norme introdotte sono a regime, cioè quindi vanno in vigore e restano in vigore sempre finché ci sarà questa legge. Infine, il condono edilizio fa riferimento ad abusi, a difformità realizzate entro una certa data. E anche in questo caso non c'è corrispondenza con il salvacasa perché in realtà il salvacasa introduce delle regole che valgono sia per ciò che è stato realizzato fino a oggi, ma anche per ciò che verrà realizzato in futuro. Quindi, come puoi vedere, ci sono tante differenze. Andiamo a vedere allora che cos'è il decreto salva casa. Io lo definirei un decreto semplificazioni, come ce ne sono stati altri negli anni scorsi, che sono andati a modificare alcune norme del testo unico dell'edilizia. Il testo unico dell'edilizia è un po' un codice che racchiude le più importanti normative in materia edilizia ed urbanistica. Te ne ho parlato anche in un mio precedente video che ti metto in descrizione. Quindi il decreto va a modificare queste norme così come è avvenuto con altri che ci sono stati in passato. D'altro canto, nel titolo stesso del decreto salva casa si specifica come si tratti di norme urgenti di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia, quindi è molto chiaro questo intento. E si tratta di un decreto legge, quindi una norma che in genere viene
pubblicata perché va a risolvere, diciamo a carattere di urgenza, va a risolvere un problema che si presenta e che richiede una risoluzione in breve tempo. Infatti questo tipo di norma viene anche scritto, diciamo, in forma sommaria, poi ha una sua, diciamo, un suo iter di conversione in legge che deve concludersi entro 60 giorni. E lo stesso avviene per questo decreto che è entrato in vigore il 30 maggio, quindi è già valido, ma in questi 60 giorni sarà sottoposto ad esame del Parlamento e delle diverse associazioni di categoria che stanno già diciamo, tenendo le loro audizioni nelle quali stanno portando le loro istanze. Per cui alla fine di questo iter potrebbe venirne fuori una legge anche molto diversa da quella che vado a illustrarti oggi, perché ci saranno appunto questi emendamenti, quindi queste correzioni che potrebbero essere accolte. Di solito così avviene perché il decreto, come detto, viene pubblicato in breve tempo per la necessità e l'urgenza e poi viene corretto. Soltanto in tempi recenti abbiamo assistito a un decreto che è stato convertito praticamente così com'era, che è quello che praticamente ha cancellato definitivamente la cessione del credito e lo sconto in fattura. Ma di solito le correzioni ci sono. D'altro canto, questo stesso decreto, quando è stato presentato, pochi giorni dopo sono state già le prime proposte di emendamento da parte dello stesso partito del ministro che l'aveva ideato, cioè la Lega, che ha presentato già una serie, di modifiche. E questo è un altro fatto curioso perché in effetti ci si chiede se c'era già l'intento di pensare a queste modifiche, perché non è stato proposto inizialmente già con questa forma e con queste normative diverse, ma comunque tant'è. Una cosa, diciamo, su cui mi piacerebbe soffermarmi sono le motivazioni che hanno portato a questo decreto, che sono motivazioni, come detto, di necessità ed urgenza, e le possiamo leggere nella relazione illustrativa presentata dal governo a questo decreto legge. In effetti sì, pone molto l'accento sulle problematiche del mercato immobiliare, cioè il fatto che sul patrimonio edilizio italiano, sulle abitazioni, ma non solo, ci siano tante piccole spesso difformità che però non sono sanabili e quindi rendono gli immobili incommerciabili, per cui praticamente ci si viene a trovare in una fase di completo stallo del mercato immobiliare perché le compravendite sono tutte bloccate. Quindi si cerca di rendere più facile la sanatoria di queste difformità lievi cercando di sbloccare il mercato immobiliare. La cosa che mi colpisce è che non viene data altrettanta importanza invece all'aspetto più prettamente edilizio. Certo, il problema della commercialità degli immobili esiste ed è condivisibile, è giusto porvi rimedio, ma altrettanto importante è anche il fatto che queste stesse difformità non solo non rendono possibili i trasferimenti immobiliari, ma non rendono possibili neanche le trasformazioni degli immobili, cioè gli interventi di ristrutturazione, e lo abbiamo visto qualche anno fa, pochi anni fa, con il superbonus, che quando è stato introdotto non decollava, era di difficile applicazione perché in effetti bisognava partire da una condizione di legittimità, di completa regolarità degli immobili, e per farlo bisognava ricercare la documentazione, fare gli accessi agli atti, tutte procedure burocratiche che richiedevano molto tempo e che quindi bloccavano gli interventi, e molto spesso non era neanche possibile fare le regolarizzazioni laddove si scoprivano queste difformità. Ed è
Fu per questo che è stata introdotta la cosiddetta CILA Superbonus, che diciamo, cercato di superare l'ostacolo eliminando il requisito della legittimità iniziale degli immobili, richiedendo soltanto che fosse dichiarato qual era il titolo autorizzativo iniziale, il permesso iniziale con cui l'immobile era stato realizzato. Era un qualcosa, a mio avviso, come nascondere la polvere sotto il tappeto, quindi un problema che effettivamente esiste. Allora, se io sono un cittadino che ha un immobile e che non gli interessa venderlo, ma vuole soltanto renderlo più confortevole per le proprie esigenze, quindi con interventi di efficientamento energetico o di miglioramento della sicurezza dal punto di vista strutturale, ho lo stesso problema di chi deve vendere e non può farlo perché ci sono queste difformità che non possono essere sanate. E allora io mi chiedo perché è stata data così importanza all'aspetto immobiliare nella relazione illustrativa e non altrettanta importanza invece all'aspetto legato più prettamente agli interventi edilizi. Questa però è soltanto una mia riflessione personale. Andiamo invece a vedere quali sono i contenuti, quali sono le modifiche che il decreto salva casa ha apportato al testo unico dell'edilizia. Te le illustrerò velocemente perché, come ti ho detto all'inizio, poi faremo un video su ciascuno di questi argomenti. Allora, innanzitutto il tema che è stato affrontato è quello dell'attività edilizia libera, cioè quegli interventi che possono essere realizzati senza richiedere alcun permesso o fare alcuna comunicazione al comune. Si è detto anche qui a sproposito sui giornali che è stato ampliato il novero degli interventi di edilizia libera. In realtà non è così, perché gli interventi su cui si è andati a intervenire, cioè le VEPA, le vetrate panoramiche amovibili e le tende da sole, le strutture di protezione dagli agenti atmosferici, si sapeva già in realtà che erano realizzabili liberamente, sono stati in effetti introdotti una serie di chiarimenti che poi andremo a vedere. Altro punto su cui si è intervenuti sono le cosiddette tolleranze costruttive o esecutive, cioè diciamo, quegli scostamenti dalle misure di progetto o anche dalle forme di progetto, che diciamo, essendo molto limitate, sono considerate tollerabili e quindi non sono difformità. Dal punto di vista di quelle misurabili, fino all'entrata in vigore del decreto legge, si considerava un 2% delle quantità misurabili, per esempio, della superficie assentita. Se un immobile era più grande di una quantità, per esempio, del 2%, non era un'irregolarità. Si è andati a intervenire su queste tolleranze aumentandole, ma in misura inversamente proporzionale alla grandezza delle unità immobiliari. Questo aumento delle tolleranze è stato introdotto unicamente per tutto ciò che è stato realizzato entro il 24 maggio 2024 e molto probabilmente in corso di conversione si toglierà questo limite perché in effetti ci si sta rendendo conto che crea un po' di discrepanza tra ciò che è stato realizzato prima e ciò che verrà fatto in futuro, ma anche su questo poi avremo un approfondimento. Ancora altro argomento che è di grande interesse per gli italiani è il discorso dei cambi di destinazione d'uso. La novità introdotta è che i cambi di destinazione d'uso, quando sono senza opere, sono stati sempre liberalizzati. E questo discorso interessa molto in ottica sanatoria perché molte volte sono stati realizzati degli interventi in maniera abusiva, diciamo così, in maniera priva di titolo autorizzativo. Un caso molto classico è la trasformazione di sottotetti in mansarde abitabili. Ma il decreto fa riferimento unicamente agli interventi senza opere, quindi senza lavori edilizi in un certo senso, per cui mi chiedo come nel caso del sottotetto, appunto, come si faccia a trasformare in abitazione senza lavori, quindi bisogna capire effettivamente.
qual è il limite di questo concetto senza opere? E questo è uno degli elementi che andremo ad approfondire, ma non è l'unico, perché il discorso dei mutamenti di destinazione d'uso liberi è comunque limitato ad alcuni casi. Ancora, altro elemento innovativo di modifica è stata la definizione di stato legittimo. Lo stato legittimo è quello da cui bisogna partire quando si vanno a fare nuovi lavori edilizi o quando si va a trasferire l'immobile, quindi proprio quello di cui parlavamo all'inizio, cioè un immobile per poter essere compravenduto, per poter essere soggetto a nuove opere edilizie, deve essere legittimo, deve essere conforme al suo stato legittimo, cioè ai titoli autorizzativi con cui è stato realizzato e trasformato nel corso del tempo. Il salvacasa è andato a modificare questa definizione, per cui in teoria dovrebbe essere più semplice andare a reperire lo stato legittimo, sempre in teoria, perché poi nella pratica, come vedremo quando ci saranno i vari argomenti affrontati, non tutto sempre è così lineare. Infine, un altro argomento che forse è quello più importante ai fini della sanatoria, è il superamento della cosiddetta doppia conformità. Anche qui in realtà non c'è stato un vero e proprio superamento della doppia conformità, cioè quando si va a sanare un'opera realizzata in maniera irregolare, l'intervento deve essere conforme alla normativa urbanistica in vigore nel momento in cui si va a richiedere la sanatoria e a quella che era in vigore nel momento in cui l'intervento è stato realizzato. Questa normativa, che è molto complessa e molto difficile da rispettare, quindi rende difficili proprio le procedure di sanatoria, in realtà resta in vigore così com'era, per gli abusi più gravi, diciamo, quindi quelli, realizzati proprio in assenza di titolo oppure in difformità totale rispetto al titolo rilasciato. Cambia la normativa relativa agli abusi minori e quindi per i quali in effetti è stata introdotta una nuova procedura che è detta quindi di sanatoria semplificata. In questo caso è stato inserito proprio un nuovo articolo all'interno del testo unico. È stata definita sanatoria semplificata, ma poi, come vedremo, in realtà tanto semplice non è neanche in questo caso, anche se più semplice rispetto al rispetto della doppia conformità. Insomma, come puoi vedere, c'è veramente tanta carne a cuocere e ci sono molti argomenti che meritano di essere affrontati in dettaglio e che in un unico video non potrebbero essere sviluppati. Per questo motivo ti invito a continuare a seguirmi, metti per adesso mi piace a questo video e ci vediamo alla prossima.